Abbiamo avviato con Salvatore Tramacere, il direttore di Coreglia, Coreglia tutto, questa serie di incontri dedicati all'archivio che abbiamo intitolato Un villaggio vivente nella memoria, dialoghi dall'archivio del Teatro Coreglia. Dicevo, li abbiamo inaugurati lo scorso marzo, quindi nel 2022. Chiamandoli incontri carbonari, perché mandavamo degli inviti ad personam per raccogliere un gruppetto di 4-5 persone con le quali dialogare su alcune parole chiave venute fuori da documenti d'archivio. Abbiamo fatto dunque un incontro dedicato agli sconfinamenti, un incontro sui luoghi. Un incontro su Amori, che è stato il secondo spettacolo di Coreglia, e un incontro sulle origini. Oggi siamo quindi al quinto incontro di una serie, ma è il primo di una nuova serie perché da oggi questi dialoghi dall'archivio fanno parte di un progetto più ampio, un'azione pilota della Regione Puglia dedicata proprio ai luoghi della memoria. Leggo l'etichetta, promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del Novecento e degli archivi storici della Puglia. Quindi, quando abbiamo individuato questa azione della regione a sostegno di questa attività, ci siamo detti è fatta per noi, dobbiamo lanciarci e fare la nostra proposta, che effettivamente era già attiva e si confaceva bene a questa misura della regione. E dunque, da oggi abbiamo questo nuovo ciclo di dialoghi dell'archivio, che si differenziano dai precedenti intanto per il fatto di essere usciti allo scoperto, di non essere più carbonari, e poi per l'aggiunta fondamentale di invitare per ciascun incontro di questo ciclo di 6, quindi saranno incontri a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, uno al mese, un testimone d'eccezione che ha condiviso una parte di percorso o un percorso anche più lungo nel caso dell'ospite di oggi, che è Iben, una parte di percorso con il Teatro Coreglia. Oggi ci siamo dati come parola chiave, come keywords per la ricerca, farfa. Abbiamo colto l'occasione della presenza di Iben Nagel Rasmussen qui e ne abbiamo chiaramente approfittato subito per poter dialogare con lei. Prima di avviare il dialogo, vi invito a guardare alle nostre spalle quelli che vedete dietro di noi su questa parete di legno. Sono un manifesto. Intanto sono foto originali, va da sé, perché stiamo parlando di archivi e quindi di materiali che sono dei documenti conservati nell'archivio del Teatro Coreglia, che è un archivio riconosciuto dal Ministero come bene di interesse storico particolarmente importante, quindi è un bene tutelato. Stiamo parlando di un bene culturale che in quanto tale è un bene della collettività. Ecco, questo è una cosa alla quale teniamo particolarmente, ritornare a questo concetto di bene culturale come bene della collettività e quindi elemento che ci permette di rifondare una comunità attraverso la ricostruzione della memoria d'archivio. E quindi qua abbiamo dei documenti che per noi diventano inevitabilmente monumenti, fanno il salto di qualità perché ci riportano ad una consecuzione di fatti che poi sono degli eventi e quindi in quanto eventi hanno diritto di essere memorabili, ecco, quindi di essere ricordati ancora oggi qui in questa sala ed evidentemente con una comunità di riferimento, visto che voi siete venuti e avete risposto alla chiamata. Abbiamo il manifesto di una residenza del marzo dell'84, diretta da Iben appunto, con il gruppo Farfa. Ora, io non so quanti di voi sappiano del gruppo Farfa, un gruppo teatrale internazionale che Iben aveva fondato nel 1981,
ed è particolarmente interessante poterne parlare oggi perché Iben è qui per una progettualità futura prossima, che si terrà in giugno, per un'altra residenza che terrà invece con il suo attuale gruppo internazionale, che è il Ponte dei Venti, fondato nell'89, giusto? Sì. Ora Iben, io ti inviterei a guardare queste foto di del marzo dell'84 e a condividere con noi qualche ricordo di questo. Iben chiaramente non ha bisogno di presentazione, un'attrice iconica, storica dell'Odin Theatret, probabilmente diciamo tutti quanti la conoscerete, no? Immagino che tutti quanti l'abbiate vista in scena, abbiamo avuto la fortuna di vederla recentemente con Tebe ai tempi della Febbre Gialla, 2 anni fa con L'Albero, qualche anno addietro con La Vita Cronica, cioè di quegli spettacoli che abbiamo potuto vedere qui in da noi a Lecce o a Gallipoli. Era La Vita Cronica, se non era una programmazione fatta su diversi luoghi del Salento, e con questo nostro ritorno alla primavera dell'84 invece parliamo di un altro momento storico, di un altro Salento, il Salento che non è quello della cartolina di oggi, di un altro luogo. Che cosa significava fare teatro qui negli anni 80? Che cosa significava venire dalla Danimarca qui? Arrivare dalla Danimarca qui negli anni 80? La connessione che c'era con Coreia, con Salvatore, era già attiva dai 2 anni precedenti, dal 1982, quando vi eravate incontrati durante le riprese di Come and They Will Be Ours dell'Odin. Cosa ha fatto scattare la scintilla per continuare la frequentazione con il Teatro Coreia? Allora, sono qua a parlare del passato e quando ci siamo incontrati, vero? Cominciamo. Io ricordo benissimo, perché quando facevamo il filmato del Come and the Day Will Be Ours, che non è, il risultato non era fantastico, però essere qua in questo periodo era fantastico. Allora Salvatore funzionava come chauffeur. Un giorno mi portava dalle riprese, da non so dove, in campagna, dopo Otranto. Okay. E lui e la macchina, io con lui, solamente noi due, e lui il ragazzino, anche io voglio fare un teatro così, e io, va bene, pedala, tutti dicevano così, anche io farò una cosa del genere. Invece Salvatore è stato molto diverso da tutti gli altri ragazzi che hanno detto la stessa cosa, che lui in realtà ha fatto quello che diceva. Ha cominciato a fare quel gruppo e lo vuoi dire tu il mezzo, Salvatore, o devo continuare io? No, vabbè, che devo dire, la storia è... No, voglio dire, finché noi siamo arrivati qui ad Aradeo con Farfa la prima volta, lì c'è un buco che è il tuo buco. No, la è divertente la storia, per me è divertente, perché quando ho incontrato Iben, dire anch'io voglio fare teatro era come dire anch'io voglio fare il calciatore, anch'io voglio fare l'intellettuale, anch'io voglio fare qualunque cosa che potevo sognare in quel momento, no? E avere però davanti lei, io non so per quale motivo della mia... probabilmente salute o biologia, mi metteva in uno stato sempre particolare. Io sudavo tantissimo ogni volta che stavo vicino a lei. E c'è qua Franca Carallo, con cui ho iniziato a fare Coreia, e forse te lo ricordi pure tu, quanti di queste situazioni. Ed era strano, perché non riuscivo a spiegarmi, no? Cioè non c'era motivo per cui... Io incontravo questa donna e ogni volta che stavo vicino
mi squagliavo, no? Cioè, era una roba impressionante, era qualcosa di impressionante. Ho cercato di darmi una ragione, ho cercato di capire perché. In realtà sono successe diverse cose in un periodo molto ristretto, in un anno, due anni. Io in quell'occasione, io non avevo mai visto uno spettacolo innanzitutto nella mia vita, per cui volevo fare teatro, ma in realtà non avevo mai visto uno spettacolo di teatro, non sapevo proprio che cosa fosse il teatro. Però ho visto uno spettacolo, che era lo spettacolo che facevano loro, che poi veniva ripreso, questo famoso Come and They Will Be Ours, da un buco della serratura, cioè nel senso che loro lo facevano nella palestra di Otranto, che non mi ricordo, di una scuola di Otranto, scuola media di Otranto. Io volevo entrare a vedere sta cosa che facevano sti danesi, perché voi non dovete pensare adesso, biondi, belli, maschi, femmine, una cosa meravigliosa, un ragazzo che veniva da Radeo, vedere sta cosa era impressionante, insomma era veramente molto forte, no? Emotivamente, da un punto di vista proprio culturale, era molto intensa sta cosa. E non mi fecero entrare a vedere lo spettacolo. Non mi fecero entrare e ci fu un momento in cui io ero incazzatissimo, me ne volevo andare. Dico, no, vabbè, questi allora sono proprio stronzi, no? Perché mi fanno lavorare per andare a prendere gli attori, per fare questo lavoro di prenderli dall'albergo, portarlo nei posti dove lavoro e poi io voglio vedere per la prima volta uno spettacolo, no, tu non lo puoi vedere perché è una cosa riservata al regista tedesco, a Eugenio e agli attori che faranno sta prova, poi non c'è più, questo spettacolo non c'è più. Quindi la curiosità era enorme, era veramente incredibile. Per cui mi misi al buco della serratura a vedere questo spettacolo. Ovviamente io vi posso dire una cosa soltanto, a me è rimasta lei impressa in questa cosa qui. Voi pensate, una piccola luce e sta cosa che passa continuamente davanti, urlando, gridando, ed era lei che faceva uno sciamano in quello spettacolo, con un mantello rosso, mi ricordo, ma non vedevo niente, in realtà vedevo quello che succedeva soltanto quando passava così, non è che vedevo l'azione, non è che potevo spostare lo sguardo, vedevo quello che succedeva mentre passava sta roba. Mi ricordo sta voce incredibile, sti suoni incredibili, quasi animaleschi, no? Questa cosa, per uno che non ha mai visto uno spettacolo, era qualcosa di, a livello di stomaco, di qualcosa che veniva da qualche altra parte del corpo, che mi ha molto condizionato, mi ha molto toccato. E da quel momento non riuscivo più a vederla lei, ogni volta che la vedevo abbassavo la testa, sudavo, avevo sempre queste sensazioni strane di avere davanti un essere diverso da chi, dalla normalità. È successo che in quell'occasione ho conosciuto il compagno di allora di Iben, che si chiama César Brie, che lui sì, intellettuale, oltre ad essere attore, leggeva il manifesto su uno scoglio. Stava sullo scoglio del mare a leggere il manifesto nel senso del giornale, no? Non so, esiste ancora, sì, il manifesto. Sì, sì. E leggeva il manifesto. E io mi sono avvicinato, gli ho chiesto chi sei, sono un argentino, ha detto vabbè, se è argentino non capirà niente dell'Italia, per cui mi sono messo a fare io pseudo intellettuale, no? Ma sai, noi in Italia. Ma quello sono 10 volte più di me, Cesar, 100 volte più preparato e conosceva molto meglio di me la politica, l'Italia e tutto il resto, e nel parlare a un certo punto lui mi dice, sai, io, dice, insieme a Iben abbiamo un gruppo di teatro che si chiama Farfa e ci piacerebbe tanto venire nel sud dell'Italia, magari in Puglia, perché no, in Puglia, a stare un periodo e a preparare, a lavorare con Iben per preparare uno spettacolo, preparare altro. Io ci ho messo 10 secondi, l'ho guardato in faccia, ho detto, ah, potete venire da me. Ma è stata la frase più assurda della mia vita, perché non aveva nessun senso, non avevo nessun luogo, non facevo teatro e entro un mese dovevo partire in Messico. Dovevo andare in Messico a fare un viaggio nel famoso paese di Tarahumara, il famoso paese degli indiani del peyote.
Per cui ho detto a Stefano, guarda, ti lascio il mio numero di telefono, all'epoca c'erano i telefoni fissi, non c'erano i telefoni, i telefonini. Ti lascio il mio numero di telefono, se vuoi venire, chiama e poi vediamo. Ma ero convintissimo, andandomene a casa con la macchina, ho detto, vabbè, tanto ho detto, ho fatto il bello, ho fatto la cosa, no? Forte per dire che potete venire. No, gli dissi, ho un castello, puoi venire da noi. Ho un castello importante, perché succede che dopo 15 giorni, durante l'orario di pranzo, mia madre mi chiama, sempre al famoso telefono fisso, dice c'è uno che non sa parlare l'italiano, non si capisce niente, vedi che vuole. Sono Cesar. Ah, Cesar, quello lì che è quello. Sì, stiamo venendo. Dico, dove sono? Sì, tra una settimana partiamo, veniamo in Puglia, vediamo da te. Ho messo il telefono giù. Cioè, ho chiuso il telefono dicendo, lo faccio finta non sentito. Cioè, lui ha richiamato, a quel punto ho risposto, no, dico, è caduta la linea, mi dispiace, insomma, senza farla lunga perché è veramente una storia incredibile, io gli dissi di comunque vieni perché il castello in questo momento è in ristrutturazione, però ti porto da un'altra parte. Sì, non era ancora pronto il castello, gli dissi a sera. E allora arrivarono Iben e Cesar. Dopo 10, 15, 20 giorni da quando ci eravamo sentiti. E arrivarono a Gallipoli. Io ero andato a Gallipoli perché Eugenio di Gallipoli, sapete, nativo, perlomeno almeno dice lui, poi non sa, tutta la leggenda, Brindisi, Gallipoli, tutta questa storia. E andai da un signore che all'epoca organizzava questo festival del barocco, no? A Gallipoli c'era un famoso festival, Fernando Carteni si chiamava. Carteni. Andai da lui e dissi, guarda che viene Barba, viene Eugenio Barba qui tra poco. E quindi Eugenio Barba è il più grande regista, mi raccomando, dico, lui intanto che lui viene ha mandato un gruppo, ha mandato un gruppo di un attore suo, un'attrice sua, dico guarda, se vogliono solo avere un posto dove stare, mangiare e dormire, basta. Non dovete dargli soldi, non dovete dargli niente. Lui si fece in quattro e trovò il convento della cattedrale di Gallipoli, dove facevano i seminaristi, studiavano, e siccome era estate, non c'erano in quel periodo, ci diede le cellette dei seminaristi. E arrivò Farfa, li portai lì, ovviamente, convinto che arrivava Barba, perché Carteni si aspettava che prima o poi arrivasse Barba. Furono dei giorni bellissimi perché praticamente si mangiava mezzogiorno e sera pesce alla trattoria del pescatore. Non so, che ti ricordi Franca, era un posto fantastico. E la storia nasce che Barba non veniva ovviamente, non lo sapeva manco Barba che avevamo fatto sta cosa. Allora ho dovuto dire a Iben, guarda Iben, qua. Io ho detto a questi che viene Barba, noi facciamo lo spettacolo, preparavano uno spettacolo per Rido sopra il vento, che dopo magari vediamo un pezzo, dobbiamo farlo vedere nel castello Carlo V, in una delle sale di giù, ti ricordi del castello? Sì, sì, sì. E diciamo che Barba non è potuto più venire, ti daranno una coppa, che ti daranno le cose, daranno una coppa, una grande fesseria, che poi porterai, dirai che porterai, insomma. E questa così nasce sta storia, sta follia, una follia che poi si traduce seriamente, che un anno dopo noi ad Aradeo, io, Franca, Franco e Stefano, prendiamo il castello Tre Masserie, si chiamava così, nel paese era una masseria, però tutti chiamavano il castello Tre Masserie. Per cui era un castello. Ma però era castello perché c'erano i merli, ma non era castello. Ma della contessa era. Però era sì, bellissimo. Pensavo, certo, no, dico bellissimo, però non era il castello medievale, il castello. No. Era una grande masseria con i merli. Con i merli appoggiati alla. Poi erano tufi che stavano lì che li potevi buttare. E quindi nasce sta veramente incredibile. Casualità di dire venite io ho un castello, voi venite al castello, un anno dopo c'era veramente questo castello dove abbiamo iniziato a fare teatro.
lunga sarà la parentesi, però è questa, bene o male. Così nasce la cosa con Cesar, che viene a fare uno spettacolo con noi. Il nostro primo spettacolo è la regia di Cesar Bri, che si chiama Dovevamo vincere. In un inverno freddissimo con la neve, quindi era proprio gelato, mi ricordo, era una roba bestiale quel posto, no Rita? Si moriva di freddo quel posto. E i suoi attori, Pepe, Pippo Del Bono, Pippo stava tantissimo lì da noi, e soprattutto Daniela Piccari e Cesar, spesso andavano e venivano, stavano anche dei mesi, dei periodi anche lunghi, no? Vivevano lì a lavorare e ci hanno dato un po' l'idea di quello che vuol dire fare un certo tipo di teatro. Ovviamente su tutto questo c'era la donna che sudava, cioè su tutta questa roba qua c'era, che ogni tanto compariva. D'inverno sudavo di più che d'estate, praticamente, quando compariva. Vero. Vero. Eri preparato, eh? Più di me. No, non ero preparato. Io ricordo che siamo arrivati al castello in un furgone dove le finestre non si chiudevano bene. Il gruppo era poverissimo, con il vento e il tubo di gas che veniva dentro, era orribile. Siamo arrivati a mezzanotte, alle due, non so, abbiamo bussato alla porta, non c'era nessuno che apriva. Ci siamo messi a dormire nel furgone la notte, perché loro avevano fatto una festa di carnevale, sì, sì. Ed era tutta la sala, sì. Era buttate per terra. La foto dei carnevali bellissimi. Questa qua dietro, ma adesso ve la faccio vedere sullo schermo. Ecco, sta lì appesa, ve la faccio vedere anche. Questa qui è i carnevali che facevamo ad Aradea. Sì, questa. Sì. Queste sono le maschere del paese. Da noi si chiamano i maci, no? Ti devi coprire completamente per non farti riconoscere. E questo invece è un attore di Farfa, sì. Con la testa del cavallo, sì, che lui non era dentro quando siamo arrivati, eh? No, certo. È venuto dopo. Sì, sì, è venuto dopo. Era sì, uno sì. di quelli che dormiva. Sì, in, sì. Nel tuo corso. Sì, no, questo sarà un altro quel gioco, i giorni lì. Perché per poter pagarci l'affitto, facevamo le feste di carnevale, facevamo le feste dei compleanni, i rave, sì. I primi rave li facevamo fino alle 6 del mattino, 7 del mattino. Meno male che non c'era piante d'osso. Meno male che non c'era. Sì, sì, facevamo i rave fino alle 6 del mattino e arrivava di tutto e di più, arrivava veramente. Quindi così è il castello, la storia del castello, sì. È questa. Sì. Però è vero, faceva freddissimo, e dormivamo con i vestiti, sì, con i capelli, sì, alcuni si lavava, però però abbiamo fatto il allenamento sul tetto del castello, che si vede di là, non so se vede sì. più. Sì, foto. Forse c'è qua. Dio mio, questo va velocissimo. Sì, questo, sì. Questo è il terrazzo, sì. Del castello, meraviglioso. Sì. Dove facciamo pure gli spettacoli d'estate, ovviamente. Indimenticabile. Sì. Perché la residenza del gruppo Farfa consisteva in che cosa? Momenti di training? No. Sì. Diversi spettacoli, sì. Programmati, perché da Depliano, sì. Io vi faccio vedere sullo schermo quelli che sono i documenti d'archivio, perché effettivamente noi potremmo fare questa conversazione con o senza archivio, perché abbiamo l'archivio vivente che sono loro, però la cosa interessante chiaramente per me dal punto di vista della storia del teatro che sto ricostruendo attraverso i materiali d'archivio, è il fatto che ce l'abbia tutta documentata e narrata dal vivo da parte loro. Dunque, dai documenti conservati in archivio, io anche se non c'ero in quel momento, so che avevate in programmazione diversi spettacoli, uno era Il rido spore il viento, o anche le schede, sì. Degli spettacoli, quindi posso farmi un'idea di quello che era il contenuto. Alla moglie e madre, alla figlia dolce di Daniela Piccari, Cajas di Pepe Robledo,
poi, e tentavano infine di scappare di Cesare. Matrimonio con Dio di Cesare è tuo, con il montaggio di Eugenio Barba, e poi Brezze e Gnomi, spettacolo di strada, quindi una serie di spettacoli da palco che circuitavano non solamente da Radeo, perché erano in programmazione anche su Gradone e Seguì, e una parata, quindi c'erano training, spettacoli, parate, pedagogia, rapporto con il pubblico e teatro di strada, potremmo, volendo fare una sinossi di quella che era il lavoro del gruppo. Che facevate dalla mattina? Come funzionava questa giornata? Sì, cominciavo con l'allenamento, ogni giorno come una ora, due ore di allenamento, poi la preparazione per lo spettacolo. Sì, facciamo tutto il giorno il lavoro fuori, che per la preparazione anche per andare nelle strade, no, però lo spettacolo in questo momento era abbastanza importante per noi, che c'era una sala sotto dove lavoravamo, sì, sì. E lì era un periodo che già da quando Odin Teatro stava in Carpignano abbiamo cominciato a cambiare il allenamento, così che non era solamente per allenarsi per con questi tricot neri, abbiamo inventato, io ho cominciato a cucire, a colorare, a fare, cominciare con gli strumenti, di fare altre cose. Questo è quello che si vede lì, il lavoro con accessori, con i bastoni, con questo macete, con un tamburo, questo Tove Bordner che sta con una spalla verso di qua, sta suonando il tamburo, anche io sto suonando, penso sono io, sì, sì, sì. Sì, suonando il tamburo, cioè tutto l'allenamento era una cosa che si poteva usare anche fuori per fare un spettacolo di semplice, però passato su allenamento che si era sviluppato con questi accessori molto spettacolari, anche con bandiere e sì, con questi nastri. Sì. Nella presentazione del gruppo tu dicevi: il gruppo internazionale, viviamo in paesi diversi per incontrarci solo 4 mesi all'anno. Il resto del tempo lavoriamo indipendentemente o in gruppi più piccoli. In questo modo l'incontro tra di noi è un continuo scambio di esperienze, quindi tutti gli strumenti musicali che utilizzavate penso derivassero da questa mescolanza di esperienze. Alcuni dei membri lavorano specialmente nella ricerca di una nuova e meno estetica forma di danza. Altri hanno lavorato lungo tempo su diverse tecniche vocali, sia nel suo elemento musicale che nel rapporto con il testo, ricerche sul coro e come solisti, siamo convinti di essere sulla soglia di una nuova forma di dramma danzato. Il nostro lavoro attuale è il tentativo di varcare questa soglia. Questo è interessante perché per me che sono dentro quest'acqua ormai da un po' di tempo, perché una volta parlando con Salvatore di te, mi disse proprio: la soglia per Iben era varcare sempre la soglia. È interessante questa la soglia per Iben era varcare sempre la soglia, oltrepassare sempre la soglia. Sempre cercare. Per me non è mai questo il sviluppo, il di andare avanti. Non è mai una cosa pensata, certo. È una cosa che succede, certo. È una cosa che si sviluppa, è una cosa che viene dentro di me. Noi all'inizio, nel Odin Teatro, c'era l'allenamento che era, siccome dicevo prima, con vestiti di nero, facendo questi esercizi, che non riuscivo a fare bene con gli altri attori dell'Odin Teatro, Esemari Laukwik e Torga Vettal, non riuscivo, non vedevo un flusso che avevano loro, e anche in Richard Cesla, quando lui veniva con Grotowski a fare seminari da noi, a Holstebro, in Danimarca, con i loro insiatri. Io vedevo che loro avevano un tipo di flusso dentro questi esercizi che facevano. Io no, non lo trovavo, rimaneva come ginnastica, una cosa che mi stancava moltissimo. Però a un certo momento io era un periodo dove eravamo in tournée, non c'era Eugenio con noi. Io ho chiesto a me stessa: che cosa è un'azione fisica, un'azione teatrale, un'azione drammatica?
E lì in questo momento ho trovato gli esercizi fuori equilibrio, dove il corpo va, adesso c'è il telefonino che non è fisso, spero, dove il corpo va fuori e va per terra e poi esce come adesso non c'è più il l'uccello Fenix che rinasce. E su questo esercizio io ho cominciato a fare di cadere per terra, alzarmi di nuovo in piedi, cadere in tanti modi diversi e mettere insieme a quelli modi di sedermi, modi di alzarmi. Queste sì, sono azioni drammatiche, sono azioni che c'ha dentro di sé un nucleo di drammacità, che però non era che io penso che posso andare fuori di più. Io, facendo l'allenamento, mi è venuto questo, sì, stavo cercando qualcosa, però il modo di farlo è arrivato facendolo e lì ho trovato il flusso che dopo di ciò non è successo che mi ha lasciato, che dentro altri tipi di allenamento sono riuscito a fare e a ritrovare questo continuo flusso. Di insegnarlo era difficile, però quando parliamo di danza, con il farfa abbiamo, con il gruppo che era abbastanza, sì, quando eravamo 8 persone, sì, che era lungo perché i seminari all'inizio erano corti, allora bisogna fare la danza, ognuno inventava una danza con una musica semplicissima, partendo una sedia per esempio, o sì, avevamo il flauto di César, però nient'altro. Allora con questa musica ogni attore creava una danza con gli elementi che trovava lui o lei stessa. Allora però era lungo, dovevi ogni attore fissare, scrivere, ripetere. Però abbiamo, con il nuovo gruppo, trovavano con la danza il flusso. Eugenio che diceva sempre sì, ma come mai? Voi avete fatto l'allenamento, avete fatto lo spettacolo tutto il giorno e siete così stanchi, però quando andate fuori a discoteca di notte state lì a ballare ancora 2-3 ore senza stancarvi. Come può succedere questo? Allora per questo che ho cominciato a fare la danza, che con la musica, questa musica molto semplice, loro trovavano questo flusso che nell'allenamento era più difficile. E sono molto, molto confuso questo, così capisci? No, si capisce. No, no. Con il gruppo nuovo, adesso c'è più di 30 anni, però con il gruppo nuovo abbiamo trovato una danza che era uguale per tutti, o la danza non è uguale per tutti, però il passo è uguale per tutti, il respiro è uguale per tutti, e questo è da che possiamo avere un gruppo che adesso è molto grande, però all'inizio erano anche solamente 8 persone tipo, e questo era una ragazza che aveva lavorato in Polonia con Garcenitz, che loro avevano un esercizio di danza in tre ta 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 ta, però molto introverso. Questo è fantastico, questo è bello, si può usare. L'abbiamo preso e abbiamo trasformato, così che tutta l'energia introversa abbiamo cominciato a fare verso fuori, di aprire, di lanciare questa energia che io parlo di energia, è molto lungo se devo fare. Non ce la parla. E questo è come in danese si dice l'uovo di Colombo. Anche in Italia si dice l'uovo di Colombo. Non si dice in italiano? Sì, si dice l'uovo di Colombo. Sì, okay. Era come l'uovo di Colombo, che con questo esercizio sì. era
subito che, sì, che alcuni no, non prendevano il passo, però il insieme, di creare un flusso insieme del gruppo, che dà anche che l'energia del gruppo diventa molto diversa dall'energia che tu hai se ognuno fa i suoi esercizi senza questo insieme. Non puoi stare a litigare con qualcuno se tu ricevi, butti, fai giri, è difficile. Così per noi è stato il tipo che sta qui, che lavora con me dall'inizio, da 89, 1900. Tanti anni, sì, da lì abbiamo, ed è un esercizio che anche che cammina, che io vado, per esempio, vado in Cuba, e poi un gruppo, due attori dell'Odin, perché io ero mai nata, andavano loro in un posto lontanissimo a Cuba. Poi tornano e dicono, sai, perché danzano la danza del vento in questo posto. ma come mai? Sì, perché c'era uno che a Havana una volta aveva lavorato con Lina della Rocca, che sta dentro il Ponte dei Venti, e lei ha fatto questo seminario, e incontriamo di qua, in Brasile, il gruppo di Isolato, in tutto il mondo praticamente. Trovo questo esercizio così, così semplice. Però così buono, sì, è buono. l'uomo di Colombo. No, questo che volevo dire era che con il farfa era abbastanza sbagliato da parte mia. Prima, perché non potevo fare farfa e l'ordine teatrale nello stesso tempo. Allora non ho fatto lo spettacolo, l'Evangelio... Evangelio Oxyncus. Sì, sì, non so come si dice. Angelus, sì. E poi perché sono totalmente negata per tutto quello che c'entra con me, l'economia, che... Conferma. Sì, sì, tante altre cose erano sbagliate. Invece il gruppo nuovo, il Ponte dei Venti, che ci incontriamo solamente un mese per anno, o tre settimane, un mese. Poi dopo ognuno va nel posto suo e semina questo sapere condiviso. Sì, sì, per questo che sopravvive e che viene sparso nel mondo, che non è un gruppo chiuso come quello di Farfa, dove sì, che c'erano anche tanti conflitti dentro, però comunque era un gruppo chiuso e anche se tu facevi seminario, seminari era poco, no? un gruppo limitato e per poco tempo. Allora con il Ponte dei Venti è molto più ampio Quanto è stato utile venire nel Salento per sviluppare questo il tuo lavoro? Forse già da quando sei venuta la prima volta con Eugenio, ovviamente. È chiaro che quando siamo venuti, per tutta la nostra permanenza qua è stato fondamentale per il sviluppo dell'Ordine, ha cambiato tutto. Noi siamo venuti qua per fare uno spettacolo normale dell'Ordine, come da Deul Biaos dovevamo fare. Invece ci siamo trovati lì a Carpignano con questi vestiti nuovi di allenamento che avevo fatto io e con questi tamburi e lì era sì, ma questo già raccontato anche come Gelsomino, sì. Come si è sviluppato e questo che ci siamo trovati lì senza poter fare le prove del spettacolo vero e ci siamo incontrati sulla strada dove la gente non sapeva chi eravamo, che cosa era il teatro. E perciò per la prima volta in tutta la vita dell'Odin abbiamo cominciato a usare l'allenamento che era così colorato, così vivente, così vivace. Con questi elementi abbiamo fatto un spettacolo di danza. Cioè è stato da lì è anche nato il baratto, il concetto del baratto, che per me, per noi è stato che ha aperto il mondo così,
guarda, veramente è stato così importantissimo. Io mi ricordo che quando eri qui volevi portare sempre Farfa fuori, sì. Andavamo al mare, mi ricordo, sì. Con giornate di vento incredibile, sì. E metteva gli attori a 100 metri uno dall'altro, 50 metri, a fare training vocale. Mi ricordo sta cosa, sì. E, no, questa è pazza, questa fa da una parte all'altra, questa cosa. E tu mi dicevi, no, questo era importante perché era un'altra maniera di sviluppare, no? Sì. Questo lavoro della voce. Sì, perché abbiamo lavorato fuori anche con il allenamento fisico, non era possibile in Danimarca, piove, c'è freddo. Qui sì, l'allenamento fuori perché la sala che avevamo era orribile, c'era un bombo e poi era il pavimento era di... come si chiama, il cemento, e allora fuori abbiamo fatto tutto, per questo che era, vedi che il passo non era così, no, eravamo già lì nella strada, nella piazza a fare. Sì. Sì. Bene, io volevo dire due cose. Una è questa, ho sempre sostenuto, Salvatore lo sa, che era fondamentale per Correia, per noi Correia, quella di avere l'archivio, perché l'archivio significa che Correia e questa grande esperienza rimane una voce incancellabile nella storia. E nell'esperienza di questa parte della Puglia. Io penso questo, e cioè, anche dal racconto che tu facevi, e cioè, qual è stata la grande pagina, cioè che cosa è accaduto di nuovo con la vostra esperienza. Con la vostra esperienza si sono verificate tre condizioni. Una è stata quella di liberare l'uomo come forza creatività. Secondo, la creatività per svilupparsi deve rompere le catene, non deve avere gabbia, non deve avere tradizione, deve essere quello che dicevo, la soglia più avanti, la crescita è più avanti, la creatività è più avanti, però più avanti può essere o cadere nel vuoto, oppure arrivare ad avere una casa, e c'era quella del teatro, quindi creatività, più avanti il teatro. Il teatro che voi avete realizzato è un teatro che è diventato, come devo dire, che ha costruito, che ha legittimato il diritto del teatro ad avere una grammatica nuova, che, come devo dire, no? Non doveva subire, essere dentro la creatività, cioè dentro la creatività istituzionalizzata, no? Il tempo, siete stati il tempo del bambino come te. Il bambino povero si crea da sé i suoi giocattoli, il suo vestito, non il suo teatro, se lo crea da solo. Oggi con lo smartphone è diventato un'altra roba, ma una volta era così. Ecco, allora io credo che la grande pedagogia, la grande lezione che sì, questa esperienza ci ha consegnato per questa. Dico questa perché
Intende. Quegli anni io sono molto amico di Salvatore, profondamente amico, abbiamo la vita insieme, però per un lungo tempo io sono mancato dal Salento e quel periodo non c'ero qui, negli anni 80 io ero in Emilia. Però, ecco, ho avuto l'esperienza con a Trieste con Basaglia, quando noi in Basiliano, insomma, ci siamo posti il problema di come cancellare dalla storia la vergogna dell'ospedale psichiatrico, no? E come voi, con i matti, con la follia creammo il cavallo azzurro che c'è ancora, la festa popolare, il cavallo, il 21 di giugno esce ancora adesso e coinvolge tutto Trieste. Ed era come la vostra esperienza quando si incontrava la gente. Ultimamente Borelli ha fatto uno spettacolo straordinario che rispondeva a questa pedagogia, era il funerale dell'Ulivo Salvatore, no? Tutto il paese ha partecipato così. Ecco, allora, non credi che l'attore, per essere tale, cioè l'attore per essere libero nel cielo della creatività, deve essere folle, deve rinunciare alle regole, deve vivere libero. E il pane che deve nutrire la sua mente, il suo cuore, la sua intelligenza è la forza della creatività. Io parlo spesso del corpo trasparente. Bravo. Il corpo trasparente però deve avere un corpo, e cioè la resistenza, che la tecnica è la resistenza. Gli esercizi sono resistenza, che senza queste regole che devi bruciare non puoi rivelare. Se tu sei libera a fare tutto quello che vuoi, ti muovi come vuoi, ti diventa molto velocemente noioso e tu ti ripeti. Però se tu hai delle regole, le regole possono anche cambiare, però di avere le regole per romperle, avere la tecnica per romperla, sì. Questo è fondamentale. Sì. Certo. Questo che vedevo quando ho visto per la prima volta Torga Vettel fare la famosa catena del gatto, che sono esercizi di yoga che Grotowski aveva sviluppato insieme a Czeslak e il suo gruppo. Lì vedevo che gli esercizi erano precisi, difficili anche per l'attore di fare, però era quando vedevo Torga non vedevo il corpo, non vedevo, io ero entravo all'ordine nei primi giorni già dovevamo fare questa catena del gatto, 11 esercizi erano, e io ricordo che Torga mostrava e poi tutti gli altri si mettevano sulla testa. Io pensavo, ma che stanno a fare? Io ho visto tutta un'altra cosa, non ho visto che stava, sì, è chiaramente che stava sulla testa, però era un'altra cosa che vedevo questa fiamma dentro di Torga che attraversava. Io vedevo un paesaggio, vedevo un suo interno, che gli esercizi per lui erano ancora più difficili che per me, perché non era molto come dice? Elastico. Così penso che bisogna avere le regole, però devi essere abbastanza pazza o pazzo per poter rompere in un sì, così che la tecnica praticamente non si vede, l'ostacolo non si vede, non so se è chiaro questo. Sì. Forse vogliamo vedere. Sì, vogliamo far vedere questo. Questo è a Calimera, in una palestra, perché all'epoca nel Salento non c'erano i teatri, cioè
l'epoca, sto parlando 83, 84, 85, non c'era l'Apollo o il paesiello. Nel senso che non c'era una stagione programmata. No, ma non c'erano proprio, che funzionavano, c'erano, non esistevano questi sì, sì, posti. Per cui portare uno spettacolo soprattutto di quel tipo, no? Perché poi non stiamo parlando della recitazione gasmaniana, no? Tanto di cappello, non lo sto dicendo. Semplicemente ci volevano spazi differenti. Che succedeva? Che andavi a finire nelle palestre. Fare uno spettacolo in una palestra era mortale, perché bisognava chiudere tutte le finestre delle palestre. Le palestre erano famose perché era pieno di finestroni, no? Per dare luce dentro la palestra, era giusto che fossero così. E andare a portare uno spettacolo là dentro era lavorare 3 giorni per oscurare questi posti. E oscuravi per poi metterci uno spettacolo particolare, perché in questo caso, per esempio, questo era soltanto davanti, si guardava, no? Non c'erano i due lati. No, questo è il rito sopra il vento. Questo è il rito sopra il vento, sì. Sì, infatti tu mi sei ridere per me. Questo per esempio è una ripresa rubata, perché il tipo che ha fatto il video stava nascosto dietro la tenda, dietro il fondale, da dietro il fondale ha fatto questa ripresa. Spettacolo, ci fossero 20 frasi in tutto, penso ci parlava tanto, un minuto in tutto, no? Era tutto danza. Tutte le gare a tutti. Cioè, la parola teatro danza, per esempio, in quel periodo, stiamo parlando sempre degli anni 80, no? Nasce in quel periodo praticamente, prima Bausch, no? In Germania con la danza, però loro vengono da quest'altra esperienza e portano, cioè lei, non loro, lei porta in realtà la danza nel teatro in maniera molto diversa, no?
segnato il minimo. Porta la bella verso la fine un attimo, giusto? Perché la fine sta nell'altro spezzone. La fine è proprio. Questo mi sirve? Questo pezzo mi sirve ancora dopo. Questo qui lo sa? Praticamente c'è tutto. Adesso facciamo vedere pure, in quel periodo preparavano lo spettacolo di strada. Per vergogna li portai a Seglin, non feci ad Aradeo ovviamente lo spettacolo. Andammo a Seglin, nel paese vicino a Aradeo, a 2 chilometri. Perché... 2000 anime, eh? 2000 anime, sì. Ad abbandanza. Eccolo. Questa è la piazza di Seguin. È evidente, piazza di Seguin. E quella era il guida, no? Quella era così. Questo è Stefano, guarda Franco. Se serviva la permanenza. Il fuoco, la bomba. Non le potresti più fare queste bombe. No, perché non sono pezzi di balaustra. Sicuramente. Adesso non può fare niente queste cose qua. Questa è la piazzetta del paese. Quello dietro, quel signore che vedete con l'organetto, voi non potreste mai immaginare che è. Quello è Nicola Savarese, il professore di storia del teatro all'Università di Lecce. Beh, quello che ha portato la storia del teatro nell'Università. Ma Franco. Sta con la maschera, è lui dietro che vedi con l'organetto. È lui. Quello sono io, purtroppo. No, è quello dietro con l'organetto. Questo sei tu? Sì. Questa è la cista, è il sistema. Eccolo Nicola, vero lì? Quello che è passato lì. Sì, sì, sì. Però vedi,
fare il caso a Salvatore lì a seguire queste cose è una cosa fantastica, se è innovativa, dai. Anzi di ieri. Le piazze, andavamo guardando il video l'altro giorno, piene di uomini. Tu l'hai visto? Sì, ma l'ho visto. Domenica lo vediamo, domenica mattina andiamo. Ah sì, esatto. La piazza pubblica, diciamo, è un po' esclusivo del lusso. A Seglì in quel periodo, paese di 2000 abitanti, c'erano 7 macellerie di carne di cavallo. Di cavallo. 7. Quando passava con la maschera Pepe Robledo, che c'era il cavallo, in alcune macellerie c'era veramente fuori la testa del cavallo appesa. Ma veramente? Sì, sì. Adesso c'è ancora l'osteria, sai, tocca sciarlo. Sì, no? Sì, sì. Blocco, o lo lascio andare, ma tu senza volume, sì. Lasciamo andare così. Questa è Dolly. Appunto, i componenti del gruppo erano Dolly Albertin, Tove, Borno. Era pronuncia decisa Cesar Dri, Marta Ormis, Daniela Piccari, Pepe Robledo e Isabel Soto. Daniela Piccari aveva anche tenuto un seminario di formazione per Coreia, no? Sì, ma stava tanto tempo, stavano mesi. No, perché entrare in connessione poi con un gruppo internazionale come era il Farfa significava avere diversi momenti. A turno venivano, no? E stavano un tempo lungo, no? Veniva Daniela, stava un mese, due mesi, poi veniva Pepe con Pippo e stava un mese, due mesi. Era sempre un andare e venire per... Cioè perché il legame che si crea tra Farfa e quindi tra Iben e alcuni altri dei componenti del gruppo Farfa, che poi ci sono stati magari frequenze più assidue nel corso degli anni, e il neonato gruppo Coreia, è un legame fondativo perché... Cioè, voi li vedete spesso e assorbite, la vostra prima formazione è con loro. Sì, sì, Cesar, diciamo, è stata la persona che ha provato a farci fare, perché non sapevamo fare niente, a parte Franca che era brava di sé. Sì, diceva Cesar era un'attrice naturale. Sì, 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 è vero. Cesar, Franca però era un'attrice naturale. Però noi eravamo proprio dei, cioè, mai visto, eravamo dei bastoni come i bastoni, no? Però vedi, avevi il talento. Sì, è vero. No, Rita? Sì, dalle cose scritte divertente, perché Cesar ci voleva fare delle cose che per noi erano assolutamente, no? Impensabili. E poi già alzarsi la mattina, per noi era strano questo modo di fare il teatro, però era l'unico teatro che avevamo conosciuto, perché non avevamo confronti. Per cui per noi il teatro era alzarsi la mattina alle 7 del mattino e cominciare a correre. Correvamo con delle scarpe incredibili in mezzo alla campagna, dove la gente che in quel momento faceva, magari coltivavano il tabacco, no? Perché era il periodo del tabacco, Aradeo era una zona veramente che il tabacco è stata una grande ricchezza, che si chiedevano che facevamo lì, no? Perché correvamo alle 7 del mattino, perché andavamo in mezzo ai campi, perché facevamo stessa cosa. Il training con la voce. Oppure mettere sul terrazzo e gridare e fare su training con la voce, ma che cazzo gridare così? Cioè, poi nel paese diventava, no? Una leggenda tutto questo, diventava qualche cosa che dicevano. Ma degli espatriati, espatriati ad Aradeo, spero. Prima di accettarli ce n'è voluta. Sì. Cioè, è perché dobbiamo... È rimasto il padre per tanto tempo, se non... Perché ancora non si dicono... Perché bisognava innovare, non è che si innova in un minuto, No, ma infatti per noi, anche dico noi, nella generazione successiva, in qualche modo, chiaramente...
l'ordine è un dato di fatto, Corelia per noi che viviamo qui è un dato di fatto, però c'è cioè, il pubblico, quelle persone che stavano in piazza lì, che cosa che hanno pensato? Che approccio avevano? Come si a questi alieni? Come, che cosa vedevate nei loro occhi? Il pubblico che riscontro vi dava? Che avevi di sensazione quando facevi questi spettacoli con il pubblico del paese? Qual era la... No, questo era stranissimo, che in un paese così piccolo, guarda quanta gente c'è, se tu vai in Danimarca però no, ecco, poi era strano per noi, era tutto diverso, specialmente all'inizio, che incontrare queste persone con una cultura così diversa dalla nostra in Danimarca, dove anche per questo di aprirsi a fare le cose qui sulla strada era una cosa che poteva darsi solamente qua, che in Danimarca tutto è chiuso nelle case. E c'era magari qualcuno del pubblico tra Radeos e Cli in queste occasioni che magari poi voleva capire, ha fatto delle domande, che tipi di domande c'era? Io adesso guardavo lì tra il pubblico e c'erano tante persone che ci hanno sostenuto tantissimo, che ci hanno cominciato, ma per esempio Rita è una di quelle, quindi c'era una persona che noi abbiamo, lei la prima volta io sia Sant'Arcangelo. Ah, tu hai persino Sant'Arcangelo, come farfa però. Sì, ma anche l'isola della Dea. Quindi anche persone che hanno contribuito proprio a, come dire, a creare questa situazione, no? Sì, però è difficile spiegare questa cosa. Per noi fare uno spettacolo, quando c'erano 10 persone, era già un grande pubblico. Adesso c'è gente che si rifiuta di fare spettacolo se ci sono 10 persone. No, io non faccio spettacolo con 10 persone. All'epoca era così, tu andavi a fare spettacoli perché non esisteva un pubblico di teatro, quindi era da costruire questa cosa, no? Era una qualche cosa che man mano che andavi avanti vedevi che gente si avvicinava, no? Cominciava a venire da fuori, era più le persone venivano da fuori che del posto, che seguivano tutte le rassegne estive. Sì. Ricordo tantissima gente veniva da fuori. Sì. Però la gente del paese era curiosa, no? Sì, era tanto curiosa, ti vedeva, sì, sempre che stava un attimino con la distanza, sì, no? Beh, c'era un grande interesse verso il gruppo, a me che io ricordo. Cioè, non c'è stato mai rifiuto. Perplessità sì. Una donna cioè. No, sarebbe bello raccontarlo in qualche modo, ci stiamo provando. Diciamo che questa serie di appuntamenti comunque ci darà il destro per provare a raccontare dai vari punti di vista. Poi noi eravamo andati a vivere in questa masseria, che poi noi chiamavamo Castello Tre Masserie, ed eravamo in 4-5 che vivevamo in un posto enorme, grandissimo, proprio cosa, una vita spartana, no? E chi passava da lì, chi ci vedeva, le domande se le facevano, cioè, ma questi che ci fanno lì, no? Ma chi eravamo, io abitavo a 1920 metri dalla casa di mia madre, però era un viaggio, non erano 1920 metri, erano veramente, secondo me, centinaia e centinaia di chilometri di distanza veramente da quella casa, no? Come staccare, come andare, no? È stato anche drammatico per certi versi, cioè pensate a una ragazza del paese che ha lasciato la famiglia. Esatto, cioè non è stato facile staccare, no? Dal punto di vista, dire ma che vai a fare? Poi no, questa parola adesso si dice attrice, attore, no? La vergogna assoluta andare a quello che fai, no? Dice attore, attrice. Era una rottura bestiale. Era una roba, come dire, ma che stai dicendo? Per cui cercavi, oppure se andavi e dicevi che fai l'attore, e poi la domanda successiva, va bene, attore, e poi che fai? Cioè quasi per dire,
Vabbè, ho capito, no? Ma qual è la cosa? Giustamente, no? Perché non era sicuramente sostenuta questo tipo di vita, no? Che faceva. Ma come vi eravate trovati? Come vi siete trovati? Come vi siete. Come ci siamo trovati noi? Sì, sì. Ma come vi siete costituiti? Ecco, quello. Io avevo sta follia, ripeto, che avevo incontrato loro e dissi voglio fare come fate voi, perché io ho avuto sta fortuna, no? Ho avuto la fortuna di vedere un modello, un modo che io non conoscevo perché, ripeto, non faceva parte della mia vita il teatro. Io volevo andare in Messico, era un'altra cosa. E non andavo certo per fare teatro in Messico, andavo perché sapevo che c'era il peyote, c'erano esperienze che mi interessavano da fare. E quindi sta cosa che è forte, che ti porti dentro. Mi interessava sta cosa di capire, ma che succede se invece io di andare lì in Danimarca, no? Perché il modello era che molta gente partiva, emigrava, no? Per andare a fare un lavoro, per andare a imparare qualche cosa. È lì che è nata sta cosa. Ho detto, ma proviamo, avendo avuto sta fortuna, abbiamo fatto in modo che fossero loro a venire. Quindi da quel momento abbiamo cominciato a far venire, prima di tutto Iben e Farfa. Ma parli tra di noi? Tra di noi è successo, io ero il fidanzato e la fidanzata di Franca, così lo diciamo subito. Io penso invece di a Gallipoli, io ho deciso di fare il teatro, o me ne andavo da Radeo, partivo, poi certo. Rimanevo lì, creiamo qualcosa. E lì è stata scintilla finizzata tramite. Certo. Tutto proprio l'amore, sì, no, sì. Non no, 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 sì, sì, no, sì, sì. Però un amore, sì, sì, sì. Un'amicizia. C'è un'amicizia forte. Un rapporto comunque. Tieni conto che noi a un certo punto facciamo un'associazione che si chiamava Corea, però era scritto con la Y, non mi ricordo, era fatto tutta tanto. E dentro c'erano tanta gente del paese, no? Avevamo messo. La prima eravamo in 9. Esatto, vedi? Eravamo tanti, sì, sì. Perché l'idea era di fare qualcosa nel paese. Ecco, qua c'è l'atto costitutivo. Prima di costituire Corea eravamo anche associazione. Sì, un'associazione culturale. Gianfreda Patrizia, Carallo Francesca Antonio. Ecco, vedi. Manta Paolo, Dramacere Salvatore. In che anno? Blandini Guido, Ferramosca Franco, Memmi Giuseppe, Luisi Antonio, Marmone Ronzo. Questo è a di 16 del mese di novembre 1983. Poi c'era importante l'Oscar. Oscar, c'era una persona più grande di noi che ci hanno sostenuto, per esempio, no? Chi erano queste persone più grandi? Era gente che era stata all'estero, che era stata in Svizzera come migranti e che avevano questa cosa, che il paese potesse diventare qualcosa di più interessante, no? Dal paesino classico, no? Erano gli anni in cui c'era tanta curiosità, tanto desiderio. Erano gli anni 70 dietro. Certo. Poi ci vuole il teatro sottoterra. Abbiamo fatto gli spettacoli in una cava. Una cava chiusa, non le cave di pietra dove quelle aperte di oggi, le cave di Cursi. No, era una cava chiusa, cioè tu scendevi, sopra c'erano 40 gradi d'estate e sotto c'erano 10 gradi. Scendevi direttamente in questo posto e in una maniera più illegale possibile facevamo gli spettacoli, ci attaccavamo con l'elettricità, con noi, la luce al volo, facevamo di tutto e di più. Succede una tragedia, nel senso che noi finiamo di fare gli spettacoli a luglio e a settembre sta cava implode proprio, sì. Per cui dico, abbiamo fatto pure cose al limite della nostra cervante incoscienza, tanto coraggio, quando dice che cos'è, va. C'era tanta energia, tanta forza. Beh, aspettavi Gabriele di Vacis, di Elementi Struttura, lì è stata una cosa più bella. Quindi erano situazioni, ma perché non avevamo luoghi, no? Quindi ci inventavamo pure questa cosa, di andare a trovare luoghi, di inventarseli, di crearli, di farli diventare. Eravate alto teatro, capisci? Nasceva un mondo. Però non è mai entrato un poliziotto là dentro, questo ci tengo a dirlo.
noi abbiamo fatto veramente di tutto lì, ma senza stare a raccontare, ed è passato il mondo intero, perché il mondo del teatro è importante, non il mondo. Però non è mai passato, mai dentro è arrivato un poliziotto, una guardia, o un vigile, no? Perché non abbiamo mai trasgredito oltre quella soglia lì. Sapevamo che potevamo arrivare fin lì. Come dice Ivan, tu devi conoscere le regole, poi le puoi cambiare le regole, puoi anche girare, però mai abbiamo fatto in modo che qualcuno potesse venire lì a dire adesso vi chiudiamo, facciamo che, no? Questa cosa non va bene, no? E questa è una cosa straordinaria. Sì, è anche indicativo di un rapporto col territorio di una tenuta. Certo, certo, c'era una grande solidarietà, anche se non era diffusa, non era, come dire, così. Non compresa, però... Sì, sì. Anche per questo no, è importante che tutti questi rapporti con l'esterno, la gente che viene da fuori, che sì. Tu c'hai in un paese che fai gli spettacoli per fuori, loro, e se poi fai anche Baratti, ancora certo, meglio, tu, certo. Per noi, per Origiano, credo è stato così, certo. Holstebrook, tu c'hai tutta questa gente con i bambini che sono coinvolti, allora certo. È molto più... non entra la polizia. Infatti, sì, sì. C'era quello che adesso qua in Italia che è un teatro partecipato, no? Che avete fatto anche voi. All'epoca era questo, era cercare di avere la gente normalmente che... Ma in senso probabilmente una strategia. Una strategia. No, era il desiderio di vivere quella cosa. Beh, insomma, poi era non era, c'era l'innocenza un po' strana pure la nostra, Non eravamo così ingenui poi, non è capo, eravamo ingenui fino a un certo punto, sapevamo pure che serviva a fare determinate cose perché ti portavano, no? Per poi cui c'era un punto della provocazione sicuramente, no? Un crearsi anche un'immagine proprio come la persona. Assolutamente. C'eri tu. Ecco, per esempio, no? Quelle immagini di prima è a casa di gente del paese. Quella di prima, se riesci a riprenderla... Stanno andando... Vabbè, fai mia mano, da sola. Automatico, okay. Vada bene. Queste sono tutte foto di quelle settimane di marzo dell'84, quando, cioè c'è tutta, dal punto di vista, diciamo, poi archivistico, c'è tutta una cartella di fotografie. Quella è Patrizia. Patrizia. Allora, questa è la cucina dove avevamo, nella masseria c'era lì, ma l'abbiamo fatta rifatta qua in qualche modo, sto luogo, questa situazione, perché ci siamo portati con l'idea, insomma, che ci piaceva, no? O comunque che è stata utile per noi. Questa è Maria Gonzaga. Questo è Pepe. Guarda Nicola, questo è sempre Nicola Savarese che parla. Grazie. Nicola, che mangia? Professore Savarese, proneggiano. Questo è Stefano Bove, nostro compagno che purtroppo non c'è più. Questa è Franca, questa è Franca. Sei tu per carattina? Sì, forse. Ah, questa è la questa sei tu, Ivan, no? C'erano nel castello, sì. Questi sono i musicisti. Adesso è diventata la ovviamente, no? All'epoca andare a suonare con i tamburellisti, ci sono... Era una cosa veramente strana, particolare, ma ti seguivano 20 persone, 30 persone, adesso diventa la notte da Taranta, questo è l'effetto, no? Che poi, voglio dire, per noi era gli Ucci famosi, non so se avete mai sentito parlare, questo è Pippo De Bono, che cucinava, era un bravissimo cuoco soprattutto. O no? Sì, sta in tamburo. Hai visto? Questa è la casa di uno di loro che ci aveva invitato nella casa. Ma dicevi degli Ucci? Gli Ucci erano persone che sparse, che noi mettevamo insieme e la sera venivano da noi e facevano feste, si suonava e loro facevano pezzi. Era questo che poi ci ha fatto, no? Crescere, ci ha fatto... Questo è Roberto, per esempio, Roberto Ricci, il cantante delle canzoni di Gregario Salentino. Una delle più belle voci in assoluto del Salento. E stava sempre lì perché veniva la sera a stare con noi. Beh, quello che oggi può essere una residenza continua, però, no? Però era l'inizio di qualche cosa, per cui c'era una curiosità enorme, no? Andiamo a chiudere. Allora.
Chiaramente questa storia potrebbe continuare, potremmo rimanere qui intorno al fuoco narrativo per giorni e giorni, ed effettivamente per quello che abbiamo pensato, beh, facciamone un ciclo, così sappiamo che ogni mese abbiamo un appuntamento e accendiamo il fuoco, scartabelliamo tra le carte che sono fortunatamente tutte conservate, avanguardisticamente conservate, perché loro, il teatro coreano intendo, sono stati capaci di conservare qualsiasi documentazione prodotta dal 1982 praticamente. Che in realtà sono accumulatori seriali, 83, diciamo. Sì, accumulatori seriali, quindi abbiamo qui, sì, già da questo incontro, insomma, avete potuto vedere diversi materiali archivistici, quindi abbiamo il documento cartaceo, la lettera manoscritta, quella dattiloscritta, manifesti, cioè materiali promozionali vari ed eventuali, okay. Manifesti. Il ragionamento forse, scusate, che tutto è stato accuratamente... No, lo stavo dicendo, stavo proprio dicendo quello. Abbiamo, essendo stato appunto un archivio riconosciuto dal 2007, se non sì. sbaglio, è riconosciuto dal Ministero, dalla sovrintendenza, è tutto inventariato, tutti i materiali sono inventariati e continuano ad esserlo man mano che si abbiamo qui uno dei nostri amici archivisti professionisti che ci aiutano a fare questo sì, percorso, diciamo. si sta facendo l'inventariazione del fondo di Salvatore, abbiamo già tutto l'inventario dei materiali prodotti sino al 2020, mi sa, non è quella giornata? Sì, siamo arrivati al 2020, mi sa. Chiaramente diciamo che tutto questo è permesso anche grazie a un contributo che ci viene dato proprio dalla sovrintendenza archivistica. Perché ogni anno presentiamo un bando di ricerca e quindi delle piccole somme vengono destinate all'inventario, a inventariare il materiale che c'è ed esiste l'inventario informatizzato che è sul sito del SUSA, quindi almeno quello per ora è consultato del SUSA, che è il sistema internazionale che forma le Si usa online ed è consultabile per vedere. Quindi si può entrare okay. cercare. Non si può vedere l'archivio, ma si può consultare l'inventario. Okay. E quindi siccome è strutturato poi in diverse sezioni, già consultando l'inventario si può avere un'idea abbastanza prossima a quello che effettivamente è conservato in archivio, quindi abbiamo materiali audiovisivi, fotografici, manoscritti dattiloscritti, insomma materiali vari ed eventuali che stiamo utilizzando per ricostruire, ancorandola ai documenti storici, la storia del teatro Coreia, quello che ha significato questo avamposto del teatro qui in Salento, quando il Salento era veramente una periferia. La periferia delle periferie, Nicola Savarese era la periferia dell'impero. Dell'impero, ma stavo dicendo la stessa cosa, ma non lo sapevo. Nicola Savarese si chiamava Salento, periferia dell'impero. Sì. Un terreno libero è molto fertile, a quanto pare. Come scusa? Un terreno libero è molto fertile, direi. Sì. Del resto bisogna... Dipende. Ci vuole tanta fatica, però. Ci vuole tanta fatica, Non è così. Che a qualcuno prima o poi scatta in mente che l'essere periferico magari non è più sufficiente, si vuole diventare centro a propria volta, insomma. Anzi, la fatica di Coreia è stata proprio quella, cioè quella di avere, come devo dire, perlomeno sottolineato nel vocabolario delle negatività il termine periferia, perché lo ha cambiato. Sì. Per una fatica è quello che ricostruiamo, che stiamo ricostruendo. Bravo, è fondamentale, lui te lo può dire, io l'ho sempre sostenuta questa cosa. Sì, è un tema questo. E volevo giusto chiudere dicendo, cioè chiudere il mio intervento, dicendo che il titolo che abbiamo dato a questa serie di incontri, Un villaggio vivente nella memoria, è una citazione di Ernesto De Martino da un
suo saggio che si intitola L'etnologo e il poeta, in cui dice che per non essere provinciali occorre possedere un villaggio vivente nella memoria a cui l'immagine e il cuore tornano sempre di nuovo. Di nuovo. E che l'opera di scienza e di poesia riplasma in voce universale. Ora, io credo che con questo lavoro che stiamo cercando di portare avanti insieme, siamo proprio nel solco di questo pensiero demartiniano, perché abbiamo l'opera di poesia con l'arte performativa del teatro e in qualche modo l'opera di scienza con la ricostruzione storica attraverso i documenti. Quindi questo è il nostro... la nostra guida, la nostra bussola in questo momento, questo pensiero di Ernesto De Martino, che ci ha insomma fornito questo titolo. Brava. Grazie.